Io mi appello ancora una volta al Ministro della Giustizia e mi appello ancora una volta a questo Ministro che non si rende conto di quel che sta accadendo in Parlamento oggi e che resterà negli annali della storia parlamentare. C'è una opposizione che si dichiara pronta al dialogo su un tema fondamentale, accorciare i tempi processuali, un tema che noi condividiamo nel senso però proprio della funzione processuale, arrivare a una soluzione il più presto possibile per sapere se qualcuno è innocente o colpevole. Questa è la ragione per cui, con grande sforzo di collaborazione, di dialogo, stiamo cercando di fare delle proposte. E la cosa che mi dispiace è che forse il Ministro non sa, ma il sottosegretario Caliendo lo sa, che in Commissione di Giustizia stavamo discutendo di come trovare un modo per accorciare i tempi processuali. Tant'è che queste proposte le stiamo ponendo e riproponendo proprio qui. Questa proposta di cui mi accingo a discutere adesso, l'ufficio del processo, non è una invenzione né dell'Italia dei Valori né delle opposizioni soltanto. Ne stavamo discutendo con l'onorevole Paniz, ne stavamo discutendo con l'onorevole Contento, ne stavamo discutendo sotto il coordinamento del presidente Bongiorno. Per fare un blitz incredibile, che è quello di fare questa leggina che non serve a niente per accorciare i tempi processuali, si butta a mare un lavoro di dialogo costruttivo in materia di giustizia, perché questo Ministro che dice per televisione che vuole il dialogo, che vuole il confronto, che vuole mettersi in contatto diretto nel merito dei problemi, sfugge al dialogo, non risponde, fugge via, e mi fermo qua per non andare nelle semplificazioni animalesche. E perché io insisto, e insisto in modo forte e chiaro, qui stiamo parlando questa volta dell'ufficio del processo, abbiamo parlato del filtro in appello, abbiamo parlato della tenuità del reato, stiamo parlando di uno strumento che deve servire e serve per riorganizzare gli uffici e la macchina giudiziaria. Stiamo parlando di come organizzare e ottimizzare i lavori delle cancellerie, delle segreterie dei tribunali e delle procure della Repubblica, di come comporre questo ufficio del processo, di come soprattutto una norma importantissima, il tirocinio presso gli uffici giudiziari. Tutti questi praticanti avvocati, perché non possono fare un anno del loro praticantato presso l'ufficio giudiziario, come abbiamo previsto qua? Perché non possiamo costituire l'ufficio del giudice, che si serve non solo in se stesso ogni volta che deve fare una fotocopia, che si serve anche per, diciamo così, le attività di collaborazione di questo assistente come ce l'abbiamo noi? Perché non ce lo può avere pure il giudice? E perché non possiamo mettere insieme ufficio del giudice con persone che nello stesso tempo apprendono e danno aiuto? Quello che io non condivido di questa attività governativa in materia di giustizia è proprio quel che sta accadendo. A quel governo, a questa maggioranza parlamentare, una giustizia che funzioni non interessa, perché ne ha paura, perché sa che se funziona molti di loro, a cominciare dal Presidente del Consiglio, non potrebbe stare lì. Questo è il problema. E allora, per salvare se stessi, per salvare piccoli personaggi che non meritano di stare dove stanno, si sta uccidendo la giustizia, la legalità, il principio di eguaglianza, la Costituzione italiana. Per questo io invito ancora una volta al Ministro della Giustizia di non dirlo per televisione, ma di dirlo qua, perché l'ufficio del processo non va bene, perché la inappellabilità in appello non va bene, perché la informatizzazione degli uffici giudiziari, come abbiamo proposto, non va bene, perché i tirocini dei praticanti procuratori presso gli uffici giudiziari non va bene. Quale riforma volete fare voi? Voi volete soltanto mantenere la vostra impunità.